esterno. Il cassero fa parte della cinta muraria voluta dai fiorentini nel 1328. Della fortificazione Montevarchina facevano parte le due porte principali, altre cinque porte minori e due torri, delle quali il cassero era la più imponente. Si raccordava alla porta fiorentina con un tratto murario curvo, riemerso durante la ristrutturazione della piazza antistante ed evidenziato mediante la diversa pavimentazione realizzata nell'occasione. Il mutare degli assetti politici ed economici dei secoli successivi trasformarono Montevarchi da avamposto militare a centro manifatturiero e agricolo. Le mura, tuttavia, vennero tutelate e mantenute fino al XVII secolo, quando caddero in oblio. Alla fine del Settecento, il cassero venne ceduto a privati, senza tuttavia che ne fosse stravolta la struttura. Nella seconda metà del XIX secolo, invece, l'edificio fu acquisito dalla provincia di Arezzo e nei primi decenni del Novecento tornò ad assumere la sua originaria funzione difensiva con la destinazione a sede della locale caserma dei Carabinieri. Nel 1996 l'amministrazione provinciale di Arezzo ha concesso la struttura in comodato al comune di Montevarchi, che ha deciso di provvedere alla sua ristrutturazione per destinarlo a sede museale e centro di documentazione.